Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il radiogiornale bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di martedì 8 marzo 2022. Tentato omicidio ai danni di un carabiniere e resistenza pubblico ufficiale. Con queste accuse un uomo è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì dopo che lungo la strada regionale Feltrina tra Quero e Treviso è andato in scena un inseguimento tra auto. Era circa l'una quando i carabinieri hanno ricevuto una segnalazione da parte di una coppia che riferiva di un'aggressione ad opera di alcune persone poi allontanatesi direzione Treviso a bordo di un Audi A3. Da qui sono scattati l'inseguimento e l'istituzione di un posto di blocco per intercettare il mezzo su cui viaggiavano due persone. Bloccato da una pattuglia della radiomobile di Feltre, il veicolo ha comunque proseguito la propria corsa, costringendo uno dei militari a gettarsi di lato per evitare di essere investito. Il nuovo inseguimento ha infine permesso di rintracciare in zona Treviso due fuggitivi. Il conducente dell'Audi è stato arrestato, il passeggero è stato denunciato a piede libero. Sarà invece messo alla prova con l'obbligo di svolgere lavori di pubblica utilità un 34enne a Gordino a processo per adescamento di minore. L'uomo avrebbe richiesto via chat a una 15enne l'invio di fotografie intime e immagini che la giovane non avrebbe spedito, informando invece la madre che ha fatto partire la denuncia. Tra le parti in causa è già stato concordato un risarcimento danni, accettata anche la richiesta di messa alla prova giunta dai legali dell'imputato. Coronavirus, continua il calo dei contagi. Nell'ultima settimana di rilevazione in provincia di Belluno registrata un'ulteriore discesa dei nuovi casi rispetto al precedente periodo di osservazione. 720 nuovi positivi emersi, 179 in meno rispetto alla settimana precedente. Tasso di incidenza settimanale a quota 361 casi ogni 100.000 abitanti, inferiore al dato nazionale di 431 su 100.000. Gli attualmente positivi nel bellunese sono 1.567. Sul fronte dei ricoveri, 51 al momento. I pazienti Covid in cura negli ospedali dell'URSS numero 1 Dolomiti, 32 in area non critica, 18 in ospedale di comunità, 1 in terapia intensiva. 15 sono ospedalizzati per ragioni non direttamente collegate al virus. Da registrare anche 5 nuovi decessi di persone positive nella settimana appena trascorsa. Il 1 marzo sono mancati una donna di 91 anni ricoverata presso la pneumologia di Belluno e un uomo di 100 ricoverato all'ospedale di comunità di Feltre. Il 3 marzo sono decedute una donna di 94 anni ricoverata in malattia infettiva a Belluno e una donna di 72 in cura nel reparto di pneumologia, sempre nel capoluogo. Infine il 5 marzo è morto un uomo di 91 anni ricoverato in pneumologia a Belluno. E sempre in tema di sanità, ma a proposito della crisi ucraina, l'USL Dolomiti fa sapere che visto l'arrivo sul nostro territorio di un numero ormai consistente di rifugiati, tra cui molti minori, è in fase di attivazione una rete di assistenza sanitaria di base con due percorsi. Il percorso pediatrico con 19 pediatri di libera scelta, resisi disponibili a ricevere e visitare gratuitamente i bambini ucraini fino a 14 anni e il percorso per giovani e adulti. E proprio per quanto riguarda la guerra in Ucraina è arrivata una allerta dal Centro per i diritti del cittadino a proposito di alcune truffe che si starebbero riscontrando nella raccolta di aiuti umanitari. Alcuni episodi sarebbero emersi anche in provincia di Belluno. I truffatori approfittano proprio di queste situazioni in cui le persone sono particolarmente vulnerabili, commenta Ivano Giacomelli, segretario del centro, a proposito dei raggiri riscontrati in alcune raccolte fondi. Dietro ad alcune associazioni promotrici di queste iniziative non c'è nulla. Una volta ricevuti i soldi e i prodotti richiesti, precisa ancora Giacomelli, i referenti fanno perdere le loro tracce, situazioni che si verificano anche tramite richieste di aiuto via mail o SMS, da cui il consiglio a verificare con attenzione le proposte ricevute. Passiamo allo sport, deluso ma già pronto a guardare avanti René De Silvestro, l'atleta paralimpico dello sci club Drouchet di Cortina, ieri è uscito di pista nella manche di supergigante ai giochi di Pechino, una sbavatura che non gli ha permesso di disputare lo slalom seconda parte della supercombinata. Ma non è ancora finita, ha scritto sui social lo stesso De Silvestro, atteso giovedì alla gara di gigante e sabato 12 dello speciale. Hockey comincia questa sera la sfida al meglio delle tre gare tra Cortina e Linz per la conquista di un posto ai play-off di Alps League. Prima partita al via all'Olimpico alle 20:20. Giovedì gli ampezzani saranno invece in trasferta in Austria.
Sempre nell'hockey, Italian League, sfida decisiva per l'Alleghe che questa sera affronterà nel quinto atto della serie al meglio delle sette i trentini del Pergine, al momento avanti per 3-1, in palio ad accesso alle semifinali playoff. Match all'Alvise d'Etonia a partire dalle 20:30, in caso di sconfitta gli agordini sarebbero eliminati. E infine il calcio, il centrocampista classe 2004 della Dolomiti Bellunesi, Marco Piazza, è stato convocato dalla rappresentativa nazionale di Serie D per il torneo di Viareggio, la storica manifestazione riservata alle formazioni primavera che quest'anno prenderà il via il 16 marzo. Con la selezione della Lega Dilettanti, Piazza affronterà nella fase a girone Atalanta, Siena e Garden City Panthers, squadra quest'ultima nigeriana. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.